Tornano le truffe a danno degli anziani, l'ultima incommenda a una coppia appunto anziana che ha subito appunto una truffa in via telefonica. La pena meno severa secondo i rodigini, sentiamo la loro opinione, se pretendono una certezza della pena e se secondo loro bisognerebbe insistere di più sulla giustizia e la legalità in città. Sì, certo, bisogna tutelare specialmente le persone più deboli, tipo gli anziani, quindi qualcosa dobbiamo fare, non possiamo far passare inutilmente così senza prendere delle decisioni. Adesso io non conosco questo avvenimento in commenda, però in linea di massima bisognerebbe intervenire. Grazie. Con delle sanzioni. La pena è veramente troppo poco severa, perché comunque al di là di questo, che non è un caso isolato perché ce ne sono veramente tanti, secondo me lo Stato e chi di dovere dovrebbe fare molte più cose anche per tutelare sti anziani, perché anche vengono truffati anche in altre maniere, tipo quelli del gas. Allora, penso che i giudici intanto abbiano aderito a quelle che sono le leggi. Purtroppo è così, ci sono casi di ingiustizia come in questo caso, quindi credo, ho fiducia nei giudici e credo che purtroppo abbiano applicato la legge, come purtroppo è successo e compare sul giornale oggi, no, di quella ragazza tedesca, ecco, che ha avuto 4 anni e 8 mesi a fronte di questo, però fa parte della legge, rispettiamo la legge. Direi che riferito alla pena, chiunque truffi dovrebbe avere comunque una pena esemplare, proprio per, come deterrente a chi ha ancora intenzione di procedere in questo modo.